L'appuntamento con lo sport di Studio 100, ben ritrovati. Partiamo dal Taranto, trasferta libera per i tifosi ionici per la gara contro il Nardò domenica prossima alle ore 14:30. È il momento dell'analisi però anche, perché da un lato il Taranto vince, 7 vittorie nelle ultime 9 partite, le altre due sono stati 2 pareggi, e dall'altra però c'è il problema dello Iacovone B, il campo d'allenamento. Sentiamo proprio il pensiero da parte di Cazzarò e dei giocatori ionici, in particolar modo di D'Agostino e di Ancora. Vediamo. 9 risultati utili consecutivi. Il Taranto, che si prepara alla trasferta di Nardò, viene da 7 vittorie e 2 pareggi, ma soprattutto la consapevolezza di potersela giocare con tutti, con il rammarico che questo campionato sia iniziato forse troppo tardi. Uno dei leader è sicuramente Stefano D'Agostino, tornato al gol, doppietta decisiva per lui. Non credo siano i gol, perché comunque prima di questa partita erano 8 partite e 4 gol, quindi andava benissimo, in stagione sono a 15, quindi le cose personali sono importanti a livello personale. Il leader uno lo fa in altri modi, quindi sono contento, l'ho già detto, questa squadra è piena zeppa di leader diversi, importanti, io anche in un momento dove magari non stiamo al massimo, riusciamo a vincere, riusciamo a metterci tutto in campo per questa gente, per noi, per questa società veramente importante. Ma come sottolinea proprio il fantasista ionico, è importante il gruppo, quell'aspetto che Cristiano Ancora vuole sottolineare con forza. Nel primo tempo erano chiusi bene, vi assicuro che comunque quando una squadra sta tutta chiusa non è facile giocare, soprattutto quando vengono qui da noi allo Iacovone, tutti si chiudono lì dietro, non è facile trovare spazi. Noi abbiamo avuto pazienza, il secondo tempo abbiamo, poi a prescindere se è entrato Ciro o Diachide, che comunque ha fatto benissimo, abbiamo alzato il ritmo e poi infatti una volta passati in vantaggio abbiamo amministrato, non abbiamo rischiato niente, l'abbiamo chiusa, abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra importante. Gol spettacolari, merito e frutto di allenamenti specifici, come Michele Cazzarò, il tecnico del Taranto, vuol rimarcare in sala stampa. Mister, tante situazioni si studiano in allenamento, è inutile dire che il gol di Galdean è frutto di tante prove in allenamento. Quante volte l'avete provato? Ma l'abbiamo provato sempre, diciamo. C'è sempre quella volta che quella volta che riesce e quella volta che non riesce. Gran gol. Sì, faccio complimenti a lui. Io avrei calciato meglio, ti dico la verità. Ma proprio Michele Cazzarò parla degli allenamenti. Il campo B dello Iacovone, ormai tornato in terra battuta. E allora, sentiamo il pensiero da tecnico. Sì. Che Favetta, ti dico, non è che stava bene pure in settimana. E che Miale si è fatto male. Sì, infatti. E che Capo si è fatto male. Perché noi purtroppo, ti dico purtroppo, facciamo sempre allenamento sul campo B. E quindi, noi no, ti dico, tante volte diciamo, ma noi siamo il Taranto, e quindi ti dico, il Taranto, no? Cioè, non può avere, questo tipo di campo. E poi quello di D'Agostino come giocatore facente parte di un gruppo, quello del Taranto. Sapete il campo dove ci alleniamo? È terra battuta. Ora, non credo sia una scusa, però tu hai completamente un altro tipo d'appoggio. Ora, finché il tempo lo permetteva, riuscivamo anche a fare qualcosina. 4 settimane che diluvia la settimana. Tutti alleni su pozzanghere, ma proprio potete venire a vedere, fango. E poi arrivi la domenica in un campo molto bello, più pesante, erba. Tu il riscaldamento, il primo tempo, non sei brillante. Questa squadra, il secondo tempo, esce sempre. E dunque un'analisi completa quella fatta dai giocatori e dal tecnico ionico. Per quanto riguarda invece la Virtus Francavilla, il pensiero del vicepresidente Tonino Donatiello, intervenuto all'interno di Di Calcio per parlare di una Virtus Francavilla che nell'ultima gara è riuscita forse a sbloccarsi. Iniziamo da un dato. Secondo me, al di là del punto, è stato importante la modalità che ha portato a questo pareggio, perché c'è stata la reazione che insomma un po' tutti aspettavamo, no? Dalla Virtus Francavilla, su un campo difficilissimo, e quindi secondo me alla fine una prestazione che fa morale, Presidente.
Assolutamente sì, abbiamo fatto una buona gara, ma quello che dovevamo fare, perché questa squadra ha bisogno, diciamo, un po' di stimoli, e dunque noi siamo stati contenti di aver fatto un grande risultato con una grande squadra dove era un campo molto molto difficile, e dunque a mio modo di vedere non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto solo il nostro dovere raccogliendo un punto, dobbiamo a mio modo di vedere fare ancora di più. Ecco, ci sono due dati positivi, analizziamo, no, questa partita guardando il bicchiere mezzo pieno. Il Francavilla che torna a segnare, fa due gol tutti insieme, l'avevamo detto proprio lunedì scorso che mancava il gol, nelle ultime sette partite precedenti a quella con la Sicula Leonzio, due gol in una unica partita, affondi e poi tutte le altre all'asciutto. Invece, ecco, la Virtus ci ha smentito prontamente facendo due gol, tra l'altro in trasferta al Cibali, contro la Sicula Leonzio. E poi l'altro lato positivo è che la squadra ha dimostrato carattere, personalità nel rimontare lo 0-2. Ecco, partiamo da questi due aspetti. Sì, ieri era una partita molto molto importante, siamo stati tutti vicini alla squadra come facciamo sempre. Era un primo tempo, stavamo perdendo 2-0, però sinceramente non vedevo la squadra morta, la vedevo viva, ci sono stati due episodi. Secondo tempo non c'è stata storia, abbiamo giocato alla grande, abbiamo fatto due gol e alla fine con Parigi potevamo pure vincere la partita 3-2. E dunque ieri, a mio modo di vedere, abbiamo fatto un grande, grande secondo tempo. Però noi, come i tifosi, la società e tutti noi, aspettiamo una vittoria che per noi sarà molto importante. Speriamo che sabato possa succedere questo. Come rimarcava anche Tonino Donatiello, la Virtus giocherà di sabato, mentre invece il Taranto di domenica, quindi saranno differenti le giornate di gara per Virtus Francavilla e Taranto Serie C, che ha deciso di anticipare di un giorno per evitare la concomitanza con l'Election Day di domenica prossima, dove, ricordiamo, si vota per il rinnovo di Camera e Senato. Per quanto riguarda invece il basket, in C Silver il Cusioni ha deciso la separazione, possiamo così definire, con coach Calore, un Cusio Ionico che adesso è terzultimo in classifica e vuol cercare di dare una scossa alla squadra. Ecco perché il tecnico Calore non è più il coach del Cusio Ionico. Naturalmente maggiori ragguagli ci saranno nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece la Serie D, vi ricordo che scatta con il campionato, la seconda fase, la fase a orologio, quella dei playoff per la Santa Rita Taranto, sabato prossimo sarà impegnata contro l'Invicta di Brindisi. È un buon momento invece nel volley per l'RD Taranto ed è proprio lui, coach Gianni Narracci, ad aver messo dentro 5 dei 6 punti nelle ultime due gare. Proprio il tecnico tarantino è riuscito a battere per 3-2 il Galatina. Una gara che, per quella che riguarda la classifica, ha visto affrontare una formazione all'interno della zona retrocessione, ma sono comunque due punti pesanti che permettono proprio a Taranto di avere a 3 i margine di sicurezza rispetto alla formazione che apre i play-out, ossia quello Ostuni battuta in casa per 3-1, e quindi c'è anche il vantaggio di aver vinto lo scontro con la formazione brindisina. Vi ricordo che l'RD nelle ultime 4 partite ha vinto contro l'Ostuni, poi ha perso contro Folgore Massa, lì dove ci fu anche l'esonero e l'arrivo in contemporanea di Narracci, il quale ha vinto per 3-0 fuori casa contro la Virtus Potenza, e ora questa vittoria per 3-2 contro Galatina. Chiamata all'esame Ottaviano sabato alle 18:30, la formazione dell'RD Taranto vuol mantenere questo margine di sicurezza di 3 punti per portare a casa una salvezza importante e poi poter costruire naturalmente un futuro decisamente più tranquillo in Serie B, girone G. Per invece la box, l'Acquero Chiroiro, dei dati che rimarcano il gran lavoro svolto dalla società ionica. Seconda società d'Italia e 7° podio consecutivo nella classifica di merito della box 2017 per l'Acquero Chiroiro. Ci sono dei dati da record nella graduatoria stilata dalla Federazione, la società pugliese nel suo 48° anno di vita firma dei numeri, come detto, da record. Infatti suo il picco storico di 4.910 punti nella stagione 2017.
2007, nel 2016 si era fermata a 4.187. Grandi i risultati raggiunti, senza dimenticare nessuno, però naturalmente il gran lavoro svolto da Francesco Magri, campione d'Italia, che fa parte anche del giro della nazionale elite, ma anche nel femminile, il buon lavoro da parte della società del presidente Quero. Per quel che riguarda i prossimi appuntamenti, dal 2 al 4 marzo il torneo regionale esordienti, i talenti della box di Taranto saranno impegnati presso la Tenso Struttura Dribbling di Lama, dove si terrà il torneo regionale esordienti indetto dalla Federbox di Puglia e Basilicata nella figura del presidente Nicola Causi, con l'organizzazione della Quero Chiloiro. In scena per la competizione agonistica che abbraccia le categorie maschile e femminile, i ragazzi della School Boy e School Girl nati tra il 2004 e il 2005, Junior 2002-2003, Youth 2000-2001, Senior ed Elite 2 Serie F dal 1999 ad andare verso l'indietro come anno di nascita naturalmente. Ed è tutto per questa edizione di 100 Notizie Sport. Un ringraziamento va ad Antonio Giandomenico per quel che riguarda il montaggio e naturalmente a Roberto Ingenito, che ha curato come sempre sapientemente la regia di questa edizione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Studio 100. Arrivederci.